Buonasera, siamo a Gristana Morandi nel parco di Villa Mingarelli in occasione della 73esima edizione della Sagra dello Zuccherino. Questa mattina abbiamo avuto l'opportunità di presentare una pubblicazione che ci ha coinvolto direttamente come territorio, una pubblicazione a tavola coi grandi che è stata promossa dall'Associazione Case della Memoria, di cui anche il Comune di Gristana fa parte con Casa Morandi. E è stata l'opportunità per scoprire intanto alcune situazioni inedite, ma anche in particolare qualcosa che ci riguarda direttamente, perché coinvolge Giorgio Morandi, che ovviamente è l'elemento di eccezione di questo territorio. Io quindi, per entrare più nel merito dei contenuti di questo libro, darei la parola a Marco, che è il vicepresidente della Casa della Memoria, anzi Case della Memoria al plurale, perché sono tante, e che è coautore del libro A tavola coi grandi. A te, Marco. Grazie tante, grazie dell'opportunità che avete dato alla nostra associazione di presentare proprio qui a Gristana il volume. È un volume che è nato nel 2015 all'Expo, che noi abbiamo portato avanti con tenacia e che abbiamo concluso in un periodo un po' particolare, che era quello del Covid. Avevamo poche cose da fare, vero Adriano? E allora abbiamo messo insieme tutti gli appunti presi a Expo. Ed è nato così questo volume di 356 pagine che voi potete, che tutti possono trovare qui a Gristana, sia al Museo Morandi, alla Casa Museo Morandi, che al museo, e che ha una sua identità e che parla soprattutto delle specialità culinarie dei nostri personaggi illustri, che vanno appunto da Giotto fino ad arrivare a Tognazzi, Don Puglisi, Pavarotti e così via. In particolare noi abbiamo presentato qua a Gristana una ricetta particolare. Oggi qui siamo alla Sagra dello Zuccherino, alla 73esima Sagra dello Zuccherino, e non poteva essere momento migliore proprio per presentare la ricetta che presentiamo anche dentro al volume, appunto, A tavola con i grandi, che è appunto lo zuccherino montanaro. Ora, io non voglio entrare nei particolari dello zuccherino montanaro, che spero che ognuno di voi legga, perché, come si dice, ogni paese ha il suo zuccherino e di conseguenza non voglio entrare in quello di Morandi, però vi consiglio di leggere questo volume e di venire qui a Gristana ad acquistarlo al museo, in modo da conoscere più a fondo l'intimità dei grandi personaggi e la loro storia, la loro storia vista anche da un punto di vista più umano, perché tutti noi chiaramente mangiamo, tutti noi abbiamo bisogno di questa attività giornaliera, e proprio nelle specificità dei piatti si capisce meglio il grande personaggio. E ci sono personaggi che chiaramente si nutrono più dell'anima, come appunto Don Puglisi, al quale piaceva mangiare i carciofi all'olio, e invece ci sono personaggi che amavano la corposità del cibo, come Ugo Tognazzi con il suo maialino in crosta. Ma andando su Giorgio Morandi, noi vogliamo ricordare che un grande storico dell'arte, Cesare Brandi, una volta invitato a Casa Morandi, quando lui stava in via Fondazza a Bologna, prima di partire pensava di trovare appunto a Casa Morandi delle specialità tipicamente bolognesi, di conseguenza le tagliatelle e tutto quanto quello che si gira intorno. E invece si trovò a mangiare il risotto al curry. Questo perché? Perché appunto le sorelle di Morandi erano state insegnanti in Egitto e avevano portato il curry. Cesare Brandi dice
che fu sorpreso da, questa pietanza, ma nello stesso tempo fu sorpreso piacevolmente, perché questo risotto era veramente buono. Ora io lascio la parola a Adriano, che è appunto il mio presidente dell'associazione, perché così vi darà anche una idea di che cos'è l'associazione appunto italiana dei personaggi illustri, appunto l'Associazione Nazionale Case della Memoria, che attualmente comprende circa 100 case in tutta Italia. Adriano. Grazie Marco. Adriano, sì. Credo che gli elementi sul tavolo siano tanti. Spiegaci meglio qual è l'attività della vostra associazione. Allora, l'associazione è stata fondata nel 2005 e oggi raggruppa oltre 100 case museo, come dico io un po' ironicamente, dalle Alpi, non alle piramidi, ma ci fermiamo alla Sicilia. Ma la nostra attività è quella di promuovere in rete le case dei personaggi illustri. Si va dal più antico, che è Giotto, al più recente, che è Luciano Pavarotti. Nel mezzo ci sono tutti i più importanti personaggi della cultura italiana. In Emilia-Romagna le case che fanno parte della nostra rete sono ben 25. Ma io, come ho sottolineato questa mattina, volevo mettere in evidenza una cosa che dice il mio vicepresidente, ma che di cui parliamo spesso alle presentazioni del nostro libro, che è questa: se noi vogliamo capire l'arte di Giorgio Morandi, possiamo visitare qualsiasi museo nel mondo che espone le sue opere. Ma se noi vogliamo capire la poetica di Giorgio Morandi, dobbiamo visitare la Casa Museo di Griziana, che è l'unica vera autentica casa di Giorgio Morandi, che conserva il suo arredamento molto semplice e direi quasi monastico, e soprattutto diciamo così, attraverso, basta aprire le finestre, si vedono i paesaggi che lui ha reso immortali, paesaggi reali di Griziana Morandi di oggi, che lui ha reso immortali con la sua arte. In questi giorni, fino a domenica se non sbaglio, oltre la possibilità di visitare la casa, a Griziana Morandi, ai fienili del Campiaro, c'è la mostra con quattro oli originali di Giorgio Morandi, ambientati qui sul territorio, nelle varie case di vari personaggi a Griziana. Poi c'è una bella scelta di xilografie originali di Giorgio Morandi e poi altre opere di suoi allievi e artisti. Ma ripeto, capire la poetica, l'arte di Giorgio Morandi si può fare solo visitando la casa qui a Griziana Morandi. Grazie Adriano, e hai detto qualcosa che mi trova assolutamente d'accordo. Per comprendere la poetica di Giorgio Morandi è bene visitare la Casa Museo di Griziana. Non dimentichiamo mai che la Casa Museo di Griziana è l'unica casa che la famiglia Morandi aveva di proprietà e che alla morte di Maria Teresa Morandi, l'ultima delle sorelle, è stata donata al comune di Griziana purché ne venisse realizzato un museo. Se uno entra in Casa Morandi è come se Giorgio se ne fosse appena andato, perché le sorelle hanno lasciato esattamente tutto com'era. E questa frase, aprendo le finestre di Casa Morandi, i paesaggi morandiani sono lì, è una frase che amo molto e che faccio mia. Grazie a tutti, visitate questa mostra, Ritorno a Griziana. Se avete occasione, leggete questo libro, perché ci può dare degli spunti veramente, come dicevo prima, molto interessanti. Grazie. E visitate Casa Morandi. E visitiamo Casa Morandi. E anche tutte le e case, tutte le altre case della memoria. Della memoria in Italia. Grazie. Grazie.